Cosa le succede, Ethel? All'improvviso mi sento sola al mondo. Moderna e inaspettata la rivelazione del giovane cinema francese. Ho incontrato una star di Luca Kiesling. Pro o contro, commovente, seria e irregolare la nuova bellezza. Ragazzina, attrice o oggetto. Tutte e tre, risponde Luca Kiesling, lo sfavillante regista dei demoni. La vita è irregolare. Perdonami, perdonami, benedicimi, amami, non dimenticarmi. Va sempre là dove è la vita, non voltarti mai. Credi in te stessa. Sei il più bel regalo che Dio possa fare a un uomo. Quell'uomo, per essere all'altezza del tuo cuore, dovrebbe essere umile. E pulito quanto te. Azione! Insomma, forza, scattare! Tizio passa davanti al palazzo e sente due produttori dentro che litigano a morte sul cinema. Non sapeva neanche che il cinema esistesse. Allora si ferma lì sotto. E resta ad ascoltare attentamente tutto quello che si dicono. I due continuano. E una mezz'ora dopo si affacciano alla finestra e lo vedono in strada. E gli chiedono che cosa... Mio Dio! Merda, sei impiccato davvero! Mio Dio!